Ciao a tutti ed eccoci con un nuovo video. Questo sarà un video in collaborazione con Cicola 25, alla quale mando un bacione e la ringrazio per, insomma, aver fatto questo video in collaborazione con me. Andate a vedere i suoi video perché sono interessantissimi e oltretutto sono molto, molto utili. Poi lei è una ragazza semplicissima e simpaticissima che ho avuto modo di conoscere personalmente. Quindi niente. Tutti i link del suo canale, del suo video troverete tutto nel box informazioni, quindi espandetelo e andare a dare appunto un'occhiata. Allora, come avrete letto dal titolo, partiamo con il video tag, ce n'è per tutti i mesi. E abbiamo selezionato alcune domande con Giada e insomma vi mostreremo le risposte. Allora, cominciamo subito. Profumo del mese. Allora, io come profumo del mese ho utilizzato moltissimo un profumo dell'Avon che infatti trovate anche nei prodotti finiti di settembre, del quale magari vi metto il link nel box informazioni così potete andarlo a vedere. Vi mostro infatti la confezione nuova perché già l'ho ricomprato, perché mi piace tantissimo, ed appunto il Little Black Dress dell'Avon, che è questo qui. A me piace tantissimo, è una profumazione molto molto particolare e poi come prezzo è davvero davvero irrisorio, nel senso che vabbè, questa con boccettina l'avevo riacquistata, è un 30 ml perché avevo trovato un'offerta in catalogo, un catalogo outlet, quindi con prezzi diciamo più scontati del normale ed era a 4,90 euro, però solitamente la boccetta da non so 50 ml si trova in catalogo insieme magari anche ad altri prodotti del suo, diciamo, della stessa linea, quindi magari la crema corpo, lo spray a una ventina di euro, tutto il set, quindi è un prezzo buonissimo e il prodotto mi piace tantissimo. Quindi scusate, se avete una presentatrice magari fatevi diciamo dare il campioncino così almeno provate la fragranza e magari mi dite che cosa ne pensate. Poi, smalto del mese. Allora, io non metto lo smalto perché faccio la ricostruzione, quindi ho pensato di mostrarvi qual è il gel che ho utilizzato per fare appunto la copertura nel mese di settembre. Allora, ve lo mostro, ma è swatchato, ma non penso si vedrà granché. È questo qui, è praticamente un bianco perlato con riflessi rosati. Ed è appunto della marca Billboard, questo qui. E niente, quindi ho usato quel colore appunto per fare la ricostruzione. Poi rossetto e gloss del mese. Allora, rossetto assolutamente è un rossetto dell'Avon della linea Color Trend. Questo è il vecchio packaging, ma lo ritrovate la stessa colorazione anche nella nuova linea Color Trend che sarà appunto rinnovata, come sapete. È questa, si chiama Amethyst ed è un violetto. Qua lo vedete, le luci sono un po', forse qua. È un violetto, mi piace tantissimo e l'ho davvero usato moltissimo perché mi rimaneva comodissimo da applicare, non so perché, poi è morbido, è idratante e la colorazione per me, cioè secondo me sta davvero bene sulle labbra. Poi, gloss del mese invece sceglierei il Moisture Seduction di Avon. Nonostante io preferisca i rossetti e i gloss, quindi li utilizzo, diciamo, utilizzo di più i rossetti rispetto appunto ai gloss, però questo qui mi piace molto come colorazione, lo andavo ad applicare per lo più sopra a un altro rossetto, ad un rossetto, quindi era un rossetto diciamo nude che troverete nei prodotti definiti di ottobre perché l'ho finito appunto a inizio mese. E niente, lo applicavo sopra il rossetto questo gloss per dare un po' più di luminosità. Palette del mese. Allora, io assolutamente direi la palette dell'Avon 24 carati, che è infatti un po' sbiadita. Mi piace tantissimo perché ci sono dei colori che utilizzo tantissimo. Come vedete qui la cialdina è sparita perché me la sono mangiato. Mi piace davvero tanto perché ha dei colori appunto versatili che io riesco a mettere
diciamo, a creare anche più look con la stessa palette, quindi mi piace moltissimo. Cosa bella e brutta del mese? Allora, cosa bella del mese di settembre è il mio compleanno, quindi ho fatto 22 anni e niente, quindi la ritengo una cosa bella. Cosa brutta? Cioè, non c'è stato nulla di particolarmente brutto, forse un po' la sessione d'esami, però vabbè, insomma, cose rimediabili assolutamente. Film del mese, allora il film, io con il mio ragazzo vado spessissimo al cinema, ci piace tantissimo. E abbiamo visto al cinema due film che sono appunto Prometheus e Ribelle, entrambi vabbè molto diversi come genere, e ci sono piaciuti comunque tutti e due, uno un po' più pesante, uno un po' più leggero, ma diciamo carini. Una canzone del mese, allora io non è che ho una canzone in particolare, cioè ho delle canzoni appunto sull'iPhone, le sento magari quando sono in viaggio per l'università. Mi piace molto Payphone di Maroon 5, la metto a ripetizione, però insomma, quindi direi quella. Prodotti per capelli del mese, allora capelli di. Allora, io sto usando i prodotti, diciamo, dell'Avon, quindi sto usando il balsamo della linea Naturals all'ibisco e al lampone, e lo shampoo sempre della stessa linea. Mi piacciono molto e quindi adesso sto utilizzando questi, sia nel mese appunto diciamo, come prodotto preferito, capelli del mese, assolutamente questi qui. E coordinato sempre la maschera, però questa volta è i fiori di ciliegio che applico dopo aver passato il balsamo. Poi, ombretto del mese, lo andiamo a prendere sempre nella stessa palette che vi ho fatto vedere prima, ed è quello che è scomparso, perché eccolo qui. Vedete che questa è tutta la giarra vuota. E qui torna rimasto un po' di ombrettino, quindi è finito. Ne ho trovato uno simile della Essence, perché è un colore che uso tanti, in abbinamento a tanti altri colori. Mi piace tanto anche da solo, quindi dato che era finito, però la palette è ancora, gli altri hanno ancora tanto, tanto colore, ho preso appunto una cialda singola della Essence, che riproduceva appunto bene o male il colore che ho terminato. Poi, pennello del mese, assolutamente il pennello da sfumatura Essence, da quando l'ho comprato me ne sono innamorata, cioè io lo adoro. Eccolo qui, è questo qui, lo conoscete tutti, è fantastico, fantastico, sfuma benissimo e niente, io lo adoro, lo utilizzo costantemente, ne voglio comprare adesso che ricapito, magari uno o altri due perché appunto è un pennello che utilizzo tantissimo. Poi, cibo del mese. Allora, nel mese di settembre, non lo so, per me il cibo del mese è pasta, nel senso che io adoro la pasta e la mangerei sempre, però mi sembra che a settembre ho mangiato un po' più di pizza, quindi comunque vabbè. Se vi interessa, la mia pizza preferita è Margherita con Würstel, che ogni volta che la chiedo mi dicono che voglio il menù da bambini, quindi vabbè, però mi piace. Alternativa bufala e patino. Poi scarpe e borsa del mese. Allora, scarpe del mese sono queste qui che sono praticamente distrutte, che sono queste scarpette di prima classe che sono zozzissime, distruttissime, sarebbero da buttare. E mi ci trovo benissimo perché le ho portate appunto in viaggio a Parigi per camminare, mi sono trovata benissimo. E questo tipo di scarpe da passeggio, queste come le, diciamo, le Hogan, che sono le scarpe che utilizzo di più, perché appunto mi rimangono molto comode da utilizzare quando vado all'università. Quindi prendendo i mezzi pubblici sono scarpe insomma comode per viaggiare. Borsa del mese direi la Longchamp, che sarà appunto il regalo di compleanno del mio ragazzo, quindi da quando l'abbiamo acquistata io la uso costantemente, sapevo che era un acquisto azzeccato, che l'avrei usata tantissimo perché mi serviva una borsa nera sportiva e quindi direi assolutamente questa. Per finire, prodotti per il corpo del mese. Allora, prodotti per il corpo del mese, vabbè, io ho scelto solamente la, diciamo, la crema corpo,
che è quella che utilizzo più costantemente, che è appunto la Skin So Soft con olio di argan. E mi trovo benissimo, è idratantissima, ce ne vuole davvero poca per idratarsi completamente, infatti cioè, non la finisco, cioè, sto ancora qui dove il... sto ancora qui. E niente, quindi come diciamo prodotto corpo del mese, assolutamente questo qui, la crema dell'Avon. Allora, le domande sono finite. Io spero di, insomma, di avervi intrattenuto un pochino. È un video assolutamente, diciamo, simpatico da fare, di modo che uno può conoscere i vari gusti. Se l'avete fatto anche voi, mandateci un video risposta e lo legate qui sotto nei commenti. Oppure ci rispondete magari a parole, se non volete girare un video, magari siete timidi o non avete il tempo. E niente, quindi io vi invito ad andare a guardare il canale di Giada, che è appunto Cicola25, e troverete comunque i link nel box informazioni. E niente, io vi ringrazio per aver seguito il video, mando un bacione a Giada e un bacio a tutte voi. Al prossimo, ciao!